senza rendite di posizione, adesso è il momento di assumersi delle responsabilità. La Commissione ci ha consigliato. La Regione è solo una minor parte dell'intero programma, l'altra parte delle spese sono riservate ad organismi intermedi, enti locali. Ottobre, ancora un altro l'abbiamo fatto il 21 gennaio, ancora un altro la settimana scorsa, quindi abbiamo una situazione comunque sotto controllo, la stiamo monitorando. E si grava, abbiamo pagamenti che non arrivano neanche al 10%, quindi lo sforzo congiunto che deve fare questo comitato di sorveglianza è quello di creare i giusti motivi di stimolo e di condivisione. Oggi è una giornata molto importante, intanto perché diamo una sintesi di un lavoro che è importante, che è stato fatto in quest'ultimo semestre, un semestre che è inutile che ce lo diciamo, tracciato da tutto il problema della pandemia, da dalla difficoltà di rimettere in moto la riorganizzazione di un modello funzionale, no? Negli uffici, eccetera. Il dato che porto oggi è un dato abbastanza semplice. Abbiamo in questi 6 mesi fatto una riprogrammazione per 500 milioni di euro, destinando per la prima volta nella storia soldi anche al comparto sanitario, soldi comunitari. Siamo riusciti a centrare tutti gli obiettivi di spesa. Voglio ancora ricordare che al nostro insediamento il livello della spesa per l'anno 2020 era 0 euro, cioè noi abbiamo fatto un'unica rendicontazione finale al 31-12 di 190 milioni di euro, quindi oltre il target. Ancora voglio dire che tra i punti all'ordine del giorno di oggi abbiamo una voce concordata con i servizi della Commissione di messa in sicurezza del programma. Vorrei in questo senso potrei parlare del come, cioè come lo metto in sicurezza, ma vorrei dire anche il perché va messo in sicurezza, quali sono state le questioni complicate che abbiamo ereditato da una gestione del programma oggettivamente per alcuni versi poco comprensibile, ma sicuramente non funzionale a quelli che sono gli obiettivi di una programmazione, cioè creare sviluppo sul territorio, lasciare un segno tangibile a terra degli effetti delle politiche di coesione. Noi oggi registriamo un programma di 2 miliardi e 300 milioni di euro in cui il 70% è caratterizzato da progetti ripescati e messi dentro pur di fare un po' di spesa, quindi abbiamo fino al 2019, fino al 2020 negato il concetto stesso di programmazione.